Sono Rajib e Viraj, rappresentanti delle comunità del Bangladesh e dello Sri Lanka, i due candidati in corsa per l'elezione di consigliere aggiunto al Consiglio Comunale di Napoli. Domenica 15 luglio, dalle 7 alle 20, tutti i cittadini extracomunitari iscritti nelle liste elettorali del Comune sono chiamati ad eleggere il proprio rappresentante, che parteciperà senza diritto di voto alle sedute di Consiglio Comunale, facendosi portavoce delle istanze di tutte le comunità presenti sul territorio. Uno strumento di partecipazione alla vita politica locale previsto dal regolamento comunale ma mai adottato prima. Abbiamo voluto fortemente questo momento ed è la prima volta che lo facciamo al Comune di Napoli, ma credo che sia anche uno dei pochi comuni di grandi dimensioni che ha questa figura, perché crediamo fortemente che l'integrazione debba passare attraverso degli strumenti concreti. Il consigliere parteciperà a tutte le sedute del Consiglio Comunale di Napoli con diritto di parola su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ma noi in realtà ci auguriamo che questa figura possa rappresentare tutte le comunità extracomunitarie presenti sul territorio e che possa aiutarci anche a dialogare con tutti. Potranno esprimere il proprio voto presso la municipalità di appartenenza tutti i cittadini extracomunitari, residenti e regolarmente soggiornanti, muniti di documento di identità e di certificato elettorale. Chi ne è sprovvisto può ritirarlo presso l'ufficio anagrafe della municipalità in cui risiede negli orari di apertura al pubblico o il giorno stesso della consultazione, domenica 15 luglio, dalle 7 alle 20. Abbiamo davanti quasi un mese di campagna elettorale per questi due candidati, perché le elezioni si svolgeranno il prossimo 15 luglio con dei seggi che saranno allocati presso tutte le municipalità. I nostri due candidati che vedete qui con me sono a Napoli da più di 10 anni, Viraj da 18 anni, Rajib da 14, quindi sono persone che a tutti gli effetti vivono e contribuiscono alla nostra comunità con il proprio lavoro, rappresentando gli stranieri. Quello che voglio, diciamo, è una possibilità della mia comunità, anche tutto per extracomunitari che è venuto qua, importante di parlare e sapere la cultura napoletana, italiana, e anzitutto di avere una possibilità di imparare in una scuola lingua italiana. Quindi il dialogo e l'integrazione culturale è una cosa molto importante.